Ancora un naufragio al largo della Libia. Un gommone carico di migranti sarebbe affondato ieri sera a circa 30 miglia dalle coste africane. La Guardia Costiera italiana ha inviato sul luogo del naufragio numerose unità e sta coordinando i soccorsi. 15 persone sono state tratte in salvo da una petroliera che incrociava nella zona. Da qui è partito l'SOS. Alta la probabilità, secondo fonti della stessa Guardia Costiera, che alcune decine di migranti siano finiti in acqua. Il mare era molto mosso e il gommone era in pessime condizioni. Nelle ultime 24 ore, 550 persone circa sono state salvate in 5 distinte operazioni, recuperati anche 5 corpi senza vita. Coinvolte navi della Guardia Costiera, della Marina Militare, dell'ONG SOS Mediterranee e un mercantile battente bandiera danese. Sono ormai più di 160.000 uomini, donne e bambini sbarcati dall'inizio dell'anno ed aumenta la pressione sulla frontiera al Brennero, dove sono stati finora contati, per l'anno in corso, 10.242 ingressi tra migranti economici e richiedenti asilo, tanto che il capo della polizia tirolese avanza l'ipotesi di ripristinare intensi controlli alla frontiera. Se la scorsa primavera il numero degli intercettati sul versante austriaco del Valico era sceso a 8-10 al giorno, ora i numeri sono più che raddoppiati, arrivando a toccare quota 50 nei fine settimana.